stai principe. Allora, rapidamente. Io forse la prima cosa è per Maria. Allora, vorrei. Allora, scusate, anche voi dentro. Scusate, ma dentro siete scostumati, chi stiamo parlando? Ci stanno esponendo, ma che si deve a fare se non ascoltate? Scusate, ma la casa vostra. Non mi appiccicate. Qui stiamo cercando di migliorare la vita dei cittadini. Si comincia con queste cose, ad ascoltare chi parla. Vabbè, spero che anche da dentro ascolti. Ma non so se faccio un miracolo dentro. Scusate, voi che siete dentro? Interni, barristi, affini, Bartolomeo. Ragazzi, mi chiamano. Scusate, grazie. Io sono molto bisognoso di attenzione. Cioè, posso? No, c'è un bellissimo simaglietto al centro. Ragazzi, ma si può? Ragazzi, permessi? Ho finito. Grazie. Allora, prima cosa sulla quale invito tutti quanti a riflettere: il luogo comune uno vale uno. Credo bisogna fare un po' di autocritica seria, perché ci sono delle cose sulle quali nessuno può parlare alla pari. Io non mi permetto di dire come si fa un ponte, non mi permetto di avere opinioni, e se ce l'ho me la tengo. Per avere un'opinione, dirla, metterla per iscritto e combatterci, devo studiare. Quindi tutti quelli che vengono qua devono essere persone che non hanno da dire, che hanno da studiare, da imparare. Su questo vi do una piccola provocazione. A me piacerebbe che ogni volta che si fa la riunione del Movimento 5 Stelle, ognuno, per farsi identificare, non si porta il documento, si porta un libro. Io mi porterò il sussidiario delle elementari e giuro che ascolto molto, parlo poco e mi prendo insieme. Secondo me questa è l'identificazione migliore. Il documento che dà un buon senso di DDoS, che allora, è strano, però capisco l'organizzazione. Detto questo, ma per loro devono lavorare, poi qua penso che sia poco da arrestare. Allora, poi l'altra cosa che volevo sottolineare. Allora, io ho sempre partecipato all'attività del Movimento 5 Stelle di Napoli. Adesso, siccome ho finito la mia lunghissima vita universitaria napoletana e sto vivendo a Ottaviano, sto prendendo il Movimento 5 Stelle, che pare che questo anno, invece no. A parte che in questo momento è il Movimento 5 persone, perché siamo 5. E quindi io qua. No, io infatti non vengo come portavoce, vengo come unico avente tempo. Quindi parlo per me. Okay. Ah, infatti il problema di Ottaviano, carissimo Salvatore, è che. Allora, la cosa che alcuni amici, che quando mi hanno visto fare questa cosa, mi hanno detto subito, dicevo, oh, tuo candidato, subito. Ora, io su questo volevo fare un'altra riflessione comune, ed è molto in linea con quello che diceva Mariano Peluso. È ancora più grave, secondo me, però, quello che sto per dire. Cioè, se io sto facendo questa cosa, anche per il comune dove sono vissuti tutte le la maggior parte dei miei anni, scusami, ok, allora, se uno si occupa del Movimento 5 Stelle, non penso che lo fa per i risultati politici, almeno se lo facciamo nel sud, è una cosa non realistica. La cosa che più ha un senso è lavorare per un cambiamento antropologico. Perché se succede questo,
io, oh, ma pure tu come tuo candidato, però è vero, cioè io a volte guardando le città nostre come sono, non è che vedo soltanto disabitati i consigli comunali, ma sono disabitati i marciapiedi, sono disabitati le strade, cioè noi siamo un popolo disabituato alla partecipazione civile, il pubblico inizia dall'indirizzo, è tutto molto disabitato. Io lo dico provocatoriamente, l'emergenza rifiuti con l'ambulanza Misavia che arriva al secondo piano, si camminassero tutto quanto a bere, non la potrebbero fare, perché se sono troppo testimoni, il problema è perché Misavia non ci sta nessuno, perciò lo possono fare. Quindi il mio consiglio un po' provocatorio è quello di lavorare sulle abitudini. No, sui marciapiedi, sulle strade, nei giardinetti, scusatemi, io penso che il Sud Italia è pieno, cioè questa cosa mi era presa dalle panchine inutili, cioè già dico le panchine, non di queste cose, vai avanti, grazie. No, l'ultima cosa, anche perché sta finendo il tempo, il concetto è questo: secondo me non è una battaglia che noi facciamo, è la conquista del piacere di essere civici. Se lo si fa con livore, con rabbia, non con i nemici, non succede niente. La cosa migliore, e purtroppo è così, io anzi lo consiglio anche alla nostra antropologia, perché se 1000 persone per propria soddisfazione fanno una cosa fatta bene, non si cambia. Se 100 persone lo fanno con rabbia, creano 1000 arrabbiati. Questo è il mio consiglio. Grazie.